Una stagione estiva tra alti e bassi per gli operatori economici dei centri costieri calabresi. Qui siamo a Belvedere Marittimo, nella parte storica della cittadina del Tirreno Cosentino. Scorci suggestivi, botteghe artigiane, ma ancora non c'è il boom di turisti. L'estate non è che sta andando tanto bene. Giugno ha fatto freddo, luglio abbiamo degli alti e bassi, i fine settimana si sta lavorando, ma non c'è quell'affluenza degli altri anni. Ma speriamo in agosto che si riprenda la situazione. La stagione estiva è ancora dormiente. In confronto anno scorso siamo veramente sottotono e speriamo che nei prossimi giorni si risvegli qualcosa, perché non è facile. Non c'è nessuno ancora, tutto bloccato. Speriamo in agosto, ma se è così non va bene la situazione. Perché dovuto tutto questi rincari, anche le prime necessità sono aumentate il doppio, poi benzina, autostrada, tutto male, male. Non sta andando benissimo, nel senso che ancora stiamo aspettando tanta gente che viene a trovarci, soprattutto per le botteghe che abbiamo aperto da una settimana, però tanti curiosi, quello sì. Per altri però le cose non vanno poi così male. Per il momento non ci possiamo lamentare, diciamo che siamo qui, ci sono affluenze di turisti più di sera che di giorno, diciamo che non sono soltanto calabresi ma anche vengono da fuori, siamo contenti. Sta andando bene, confronto i tempi come si trovano adesso di crisi, sta andando molto bene.